È nato da un gruppo di ricercatori che si occupano di epidemiologia ambientale, quindi di studiare gli impatti dell'ambiente sulla salute delle popolazioni, per trasmettere i contenuti della nostra ricerca ai ragazzi più giovani e farli partecipare alle decisioni su questi argomenti che li riguardano direttamente. Perché? Perché loro sono giovani e quindi più suscettibili, perché a loro si rivolgono tutte le politiche europee che devono proteggere ambiente e salute, però non vengono mai presi direttamente in considerazione, non vengono mai consultati. Taranto è stata una bellissima esperienza che si conclude oggi con questo evento in cui si parla con gli amministratori locali. Gioconda è stata portata avanti a Ravenna, a Napoli, in Val d'Arno Inferiore, dove ci sono dei piccoli comuni, in particolare a San Miniato. Ha fatto un lavoro di monitoraggio dell'aria fuori e dentro le scuole, di monitoraggio del rumore e di raccolta di questionari ai ragazzi per capire la loro percezione dei rischi. Esaminando tutti i nostri dati, discutendo insieme ai ricercatori, i ragazzi oggi portano delle raccomandazioni per proteggere il loro ambiente, la salute, e portano i loro impegni, quello che loro vogliono fare nel prossimo futuro. Ora hanno chiesto al sindaco di Taranto di fare un consiglio comunale sull'ambiente e la salute e di partecipare alle decisioni.